Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e ho bisogno del vostro aiuto. O meglio, dei vostri replay. Mi spiego bene, mi piacerebbe coinvolgere maggiormente la community rendendola parte integrante dei video che carico qui su YouTube. L'idea è quella di raccogliere, magari a cadenza settimanale, le migliori giocate su Smash di voi poracci. Non per forza clip da veri pro, ma anche semplicemente momenti divertenti o combattimenti di cui andate particolarmente fieri. Li metterò insieme nella serie dal titolo originalissimo di Smash Replay, dove aggiungerò ovviamente il mio commento. Ora, come potete inviarmi i vostri replay? A meno che non abbiate una scheda di acquisizione, ci sono due opzioni principali. La prima consiste nel condividere tramite la sezione post degli utenti i vostri replay salvati. Mi raccomando, dategli un nome riconoscibile in modo da trovarli con facilità una volta condivisi. A me servirà sapere il nome della clip o anche semplicemente il suo ID identificativo. Al resto penserò io, acquisendo direttamente il filmato con la scheda di acquisizione. Volendo, c'è anche modo di ritrovare tutti i post condivisi. Basta andare su post degli utenti, entrare in modalità cerca con il tasto X e filtrare per criteri. Selezionando categoria autore e tipo tu, avrete accesso a tutti gli elementi condivisi in precedenza. Potrete darmi tutte le informazioni necessarie, tra cui quale parte del video prendere in considerazione, sul server Discord, vi lascio il link in descrizione. Altrimenti la seconda strada è un po' più complessa e richiede l'utilizzo di una scheda microSD. Consiste nel convertire i replay in dei filmati a tutti gli effetti. Questa opzione è accessibile dal menu forziare replay ed è selezionabile poco prima della riproduzione. Solitamente preferisco togliere la musica di sottofondo perché aiuta poi in fase di editing, ma non è un requisito necessario. Con il tasto più farete partire la registrazione del video, ma prima mi raccomando ricordatevi di disattivare le scritte dell'HUD, non si sa mai. Per farlo basta premere X insieme al tasto giù del D-pad. Per avere il video salvato dovrete progredire nella riproduzione fino alla fine, ma premendo A disattiverete la registrazione, potendola riprendere in un qualsiasi momento, andando così a creare una clip già tagliata delle parti che non vi interessano. Salvando il filmato, questo verrà automaticamente trasferito sulla scheda SD. A questo punto spegnete la console, estraete la scheda e inseritela in un lettore di schede sul vostro PC o Mac. Troverete i file video all'interno della directory Nintendo Extra e un numero identificativo del giorno in cui avete effettuato l'esportazione. I file potrete inviarmeli all'indirizzo email poromichele@gmail.com tramite un qualsiasi tipo di file sharing, come ad esempio WeTransfer. E questi ragazzi sono due metodi per poter partecipare alle prossime puntate di Smash Replay. Mi raccomando, se avete dubbi, raggiungetemi sul server Discord, dove troverete altri utenti disposti a darvi una mano e anche allenarsi un po'. Fatemi sapere poi se a qualcuno interesserebbe una guida su come sfruttare l'editor per il montaggio video integrato all'interno del gioco. Non è nulla di professionale, ma potreste trovarlo parecchio divertente. Vi aspetto nei commenti, eh? Io sono il Poro Michele, torno su Death Stranding, ciao!